Polemiche a San Siro per un calcio di rigore assegnato all'Inter, il fallo di Frendrup su Barella. L'arbitro ha deciso di assegnare il calcio di rigore. Dalle immagini però è possibile vedere che il difensore del Genoa colpisce il pallone prima di Barella. Dunque il contatto c'è, ma sarebbe avvenuto dopo che il calciatore del Genoa avrebbe toccato il pallone. E il rigore dunque sarebbe stato da non assegnare ai nerazzurri. L'Inter ha comunque vinto la gara grazie ai gol segnati da Aslani prima e Sanchez poi su calcio di rigore. Simone Inzaghi può dirsi soddisfatto dell'ennesima prestazione di carattere dei suoi ragazzi, che nel prossimo weekend affronteranno il Bologna di Thiago Motta, squadra in salute che lotta per un posto in Europa. Per i nerazzurri non sarà sicuramente una partita facile, visto che arriva a ridosso del match di Champions League che la vedrà impegnata la prossima settimana contro l'Atletico Madrid.